Bene, cari amici, bentrovati. Questa mattina sono qui in via Bruno Buozzi per documentare quanto accade. Allora, qui c'è una fermata del Pullman, ok? Qui abbiamo questo muretto, ok? Questa recinzione. E mentre cammino, sul lato destro qui abbiamo un autoparco e sul lato sinistro abbiamo questo edificio abbandonato. In questo edificio accampano i rom o i zingari, come li vogliamo chiamare, e ne sono tantissimi. Allora, col dito vi dimostro una cosa, vediamo il dito, ok. Allora, qui era stata già murata quella porta perché da lì accedevano. Qui abbiamo un cancello chiuso con un lucchetto, però comunque di sera, di giorno entrano le vetture dei rom. E poi possiamo notare che un attimo, qui era stato murato, adesso non si riesce a vedere, non mi posso avvicinare, ma qui dove vedete questo nero è stata aperta, divelto il muro. Allora, qui all'interno, come dicevo prima, ci sono un sacco di rom. A me capita spesso la mattina, quando provengo da lì e vado verso il quartiere San Paolo, venendo da quella strada, no, dove sto... allora, verso le 6 la mattina mi capita di vedere tantissimi rom che sono nascosti dietro questo muretto qui e dietro questo muretto qui. Allora, quando viene il pullman da via Bruno Buozzi in direzione verso il bagno, non riesce a vedere sia qui che stanno nascosti questi rom. Allora, che cosa succede? Questi rom non pagano il biglietto. Allora, quando vedono arrivare il pullman, escono da ambi i lati e si intrufolano dentro al pullman. Ne sono tantissimi, poi con le carrozzelle, classiche carrozzelle vuote, perché fanno il giro loro. Allora, una mattina mi sono fermato e quando il pullman stava fermo, e dissi all'autista, mi fermai proprio per stare, disse all'autista: scusa, ma che li fai salire a fare? L'autista mi rispose che un suo collega era stato sospeso dal servizio perché non aveva fatto salire i rom sull'autobus. Allora io mi chiedo, il biglietto lo devono pagare tutti? Se succede qualcosa sull'autobus, anche se una persona non ha pagato il biglietto, viene risarcito dei danni? Chiaramente sì. E perché l'autista non può fermare il mezzo e chiedere al passeggero il biglietto, o di verificare che sia obliterato il biglietto, anche visto che la mattina comunque alle 6:30 non c'è tanto traffico? O comunque ti metti come si faceva una volta, ti porta di avanti e fai salire solo chi ha il biglietto. Non è discriminazione, però ripeto, se succede qualcosa, un incidente, vengono risarciti i passeggeri. Voglio aggiungere, all'interno di quell'edificio cosa accade? Cosa c'è? Perché non viene controllato? Perché non viene controllato? Ci sarà per forza qualcosa. Non è discriminazione, ma lì dove ci sono i rom ci sono delle irregolarità, per forza. Invito le autorità di qualsiasi ente, di qualsiasi form, di qualsiasi cosa, di andare a controllare, perché tutti quanti dobbiamo fare il nostro dovere. Se il cittadino paga le tasse, si comporta, andiamo a controllare, non succede niente. Meglio un controllo che non tante cose, visto che ci sono... siamo adiacenti al quartiere Libertà, ci sono diversi furti di appartamento, o comunque anche per strada ogni tanto trovi il rom che ti vuole vendere il bracciale d'oro, l'anello d'oro, quel che sia, tutto questo oro da dove cavolo proviene. Qui parliamo di insediamenti dove si postano all'interno di edifici o di strutture abbandonate. È vero che anche loro magari
risiedere in qualche posto, comunque vivono in, vivono in una situazione non proprio agibile. Lasciamo stare che tante persone dicono ma li vediamo con le Audi, con le Mercedes, parliamo sempre di modelli molto antiquati e quindi poco costosi, o comunque anche loro hanno, si devono sostentarsi in qualche modo, però non, mai nell'illecito, mai nell'illecito. E quindi amici, io vi saluto con un grande abbomarcissimo. Bene cari amici, a dimostrazione di quanto vi ho filmato adesso, vi dimostrerò che sul lato sinistro ci sono un sacco di rom. Bene, qui stanno, non si vedono, ho caricato, vado piano. Vabbè, sono pochissimi, però ecco, li si può notare lì dietro quel, il muretto e anche la fermata, le carrozzelle, ce ne sono tantissime.